Bentornati o benvenuti in un nuovo video. Io sono Nina e oggi insieme parleremo della Cricut, in particolar modo della Maker 3, che è la mia plotter da taglio Cricut che utilizzo ormai già da un po' di tempo, che ho imparato a conoscere al meglio al fine di poter realizzare un video che sicuramente è molto meglio rispetto al primo video di presentazione della Cricut che realizzai. Io sono Nina e se siete nuovi nel canale, come prima cosa ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi tutti i nuovi video, perché ci saranno tanti video e contenuti super stupendi a tema Cricut che troverete nel canale se vi piace questo mondo. Ma insieme cercheremo anche un po' di implementare l'idea dello small business, quindi della creazione del proprio brand, del proprio business, attraverso sia la Cricut tutte le altre cosine di cui noi possiamo disporre per beneficiare al nostro small business. Se non lo sapete ancora, io sono un ambassador di Cricut e Nike Shop, da cui vi lascio un codice sconto che vi lascio scritto qui in sovraimpressione, ma lo trovate anche sotto nell'info box, che è un codice sconto che potete utilizzare su tutti i prodotti Cricut e tutti i prodotti presenti nel Nike Shop, quindi assolutamente utilizzatelo, soprattutto se volete acquistare la vostra Cricut, quindi la Joy, la Maker 3, qualsiasi prodotto o i vari materiali che servono per andare a utilizzare il plotter da taglio. Quindi vi lascio tutto qui, andate a spulciare il sito perché c'è davvero tantissimo e soprattutto sono stra veloci, essendo in Italia tutti i prodotti Cricut vi arrivano in tempo zero. Partiamo dalle basi per chi non conoscesse la Cricut. Cos'è la Cricut? La Cricut è un plotter da taglio, erroneamente spesso la sentirete chiamare stampante. Dico erroneamente perché non è una stampante, la Cricut non stampa, non ha un inchiostro al suo interno, ma piuttosto taglia, incide e scrive su tantissimi materiali diversi, quindi non è una stampante ma è prettamente un plotter da taglio. Questo è il suo nome specifico. Con la Cricut possiamo fare davvero tantissime cose, possiamo realizzare progetti assurdi, astronomici, con la carta e con altri materiali, perché con la Cricut Maker 3 abbiamo un enorme quantitativo di materiali che la Cricut taglia ed incide. La mia particolarità preferita della Cricut è proprio quella dell'incisione, che reputo essere una di quelle cose che si utilizza poco, perché ho notato che viene utilizzata poco. Quando si vuole andare a creare il proprio business si deve andare un po' a creare quegli oggetti che sembrino in un certo senso estremamente professionali, e l'incisione che realizza la Cricut è talmente professionale, talmente viene fuori un oggetto, una creazione talmente professionale, che vi dà la possibilità di improntarvi già su un possibile lavoro con un prodotto davvero pulito, che possiamo incidere tantissimi materiali, tra cui ad esempio il lamierino. Ho provato ad incidere anche il PVC, che per intenderci sarebbero questi fogli qui, che sono iridescenti, strarigidi, che si utilizzano per esempio per la creazione di borse. E questa cosa è una cosa ottima, perché con il PVC potete andare a realizzare dei gioielli stracarini, soprattutto con delle incisioni potete provare ad incidere un disegnino, un qualcosa, quindi viene un oggetto davvero stracarino, e oggi faremo ovviamente anche questo insieme. Ciò che voglio fare con voi in una serie di video che spero vi piaceranno è quello di portarvi passo dopo passo nei vari episodi di questa nuova serie Creo con Cricut, dalla ricerca del prodotto finale che fa più per voi e che potrebbe aiutarvi in un certo senso a realizzare le basi di uno small business. Un'altra cosa fondamentale da sapere sulla Cricut, per partire dalle sue basi, e tutti i materiali che possiamo andare ad utilizzare e tutti quei materiali che dobbiamo assolutamente avere per poter utilizzare la nostra Cricut. La Cricut Maker 3 e la Maker, tutti gli altri modelli di Cricut, potete tagliare qualsiasi altra tipologia di materiale, quindi semplicemente facendo l'uso dei tappetini. Il tappetino verde, il viola e l'azzurro. Ognuno di questi tappetini ha un grado di aggrappante diverso. Il verde è lo standard ed è quello che vi servirà un po' per tutti, che ha un aggrappante, una colla diciamo abbastanza forte ma non troppo. Il viola è lo strong. Strong, forte, ha il potere aggrappante più forte di tutti e serve sostanzialmente ad attaccare tutti quei materiali che hanno bisogno di più forza per rimanere incollati. Mentre l'azzurro, il light grip, è quello che ha light meno aggrappante, ovvero vi servirà per tutti quei prodotti tipo appunto stickers su fogli da stampante, quindi carta molto sottile, che oppure carta di riso ad esempio, che è sottilissima, che se fosse troppo incollata si strapperebbe quando cercate di tirare via il vostro progettino. Costui sarà il vostro migliore amico con la Cricut, perché tanti materiali dovrete iniziare a fissarli nei lati con lo scotch di carta. Come già vi avevo detto, i tappetini sono costretti ad usura, il mio infatti ormai si vede che è strautilizzato e devo anche ripulirlo, ma oggi proveremo ad incidere il PVC iridescente, che adoro tantissimo perché si possono realizzare un sacco di cose.
noi faremo degli orecchini strafatati con le ali di una luna moth che potete utilizzare per diverse cose. Quindi utilizzeremo la punta per incisione che, come vedete da questa clip, va a sollevarsi, anche se qui velocizzato, sollevarsi ed abbassarsi per andare ad incidere ogni piccolo disegno che noi abbiamo realizzato. È un processo stupendo perché potete già iniziare a vedere tutto ciò che sta incidendo la Cricut, ma appunto, come già vi ho detto, è il mio materiale preferito, è il mio strumento preferito da lavoro con la Cricut. Una volta pronta vado ad estrarre il tappetino e questo è già il mio progetto finito, che adoro tantissimo perché, come potete notare, va ad incidere anche in modo strasottile tutte quelle venature piccolissime, quindi va a realizzare dei progetti davvero anche molto piccoli e puliti. Con questi ali per esempio potete crearci, farci una collana o, come nel mio caso, un paio di orecchini che poi gli metterò in regalo nei prossimi restock. Li vado quindi a ritagliare, semplicemente a forare, e poi ci ho aggiunto i gancini per orecchini con degli anellini super semplici. Trovo che sia un progetto stracarino, mi piace tantissimo e vi lascio il file SVG da scaricare e poter far incidere la vostra Cricut direttamente sotto nell'info box, così sapete dove andarlo a scaricare. Seguite il link, così vi porta direttamente nel mio shop dove trovate il file scaricabile. Bene ragazzi, io spero tantissimo che questo primo episodio di Crea con Cricut e Nina vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere tutto ciò che ne pensate sotto nei commenti. Non vedo l'ora di fare nuovi episodi in cui spiegarvi letteralmente tutto il mondo Cricut e portarvi insieme a me in tutte quelle che sono le infinite possibilità di realizzazione con questo bellissimo plotter da taglio. Io vi mando un bacione immenso, un abbraccio gigantesco, ci vediamo nel prossimo video, ciao!